Ehi, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Super Mario RPG. Nello scorso video ho recuperato il quarto frammento di stella e sono arrivato poi a Porto Miramare. E sembrano tutti quanti zombificati, sono un po' apatici, ma l'anziano del villaggio ci ha detto: perché non mi vai a recuperare la stella che ci ha rubato il pirata? Ci serve, mi serve. Quindi ho detto, vabbè, tanto che non ho niente di meglio da fare. Andiamo però prima a Grotta Marina, che a quanto pare è l'unico posto esplorabile, o meglio, l'unico posto esplorabile prima di arrivare dal nemico. Ah, ma tu sei tranquillo? Era tanto che non si vedeva qualcuno da queste parti. Oh, posso comprare! Guanto da lancio per Bowser, però no, abbiamo il catenaccio. Il lancio del Mario! Ah! Devo renderlo più forte il personaggio, non posso fare altrimenti. Vestito marinaro per Peach, sì. Salopette marinara, sì. Ah, devo vendere qualcosa per comprarla anche per il mio amichetto lì. Pantaloni marinari invece per Mellow. Voglio farti una confidenza. La nave è affondata perché è stata attaccata da un calamaro gigante. Alcuni sono andati a vedere ma non hanno ancora fatto ritorno. Beh, un po' me l'aspettavo che fosse un calamaro gigante, non che ci fosse un tentacolo enorme che usciva dall'acqua, Tutto tranquillo. Bene, Peach è in squadra, Gino e Mellow sono di riserva. Ma perché? Cosa? Nuovo livello. Cosa? Ma davvero? Ah, quindi ho fatto livelli per davvero? Ok, aumentiamo l'attacco. Ma ragazzi, sul serio. Mello è uno che gioca molto con gli attacchi magici, quindi aumento l'attacco magico di Mello. Anche Peach che sarà al 10. Lei, oddio, lei è un po' attacco e difesa, che difesa ne ha davvero poca. Ah, ma non è salito Bowser. Quindi effettivamente sconfiggere i nemici funziona, sconfiggere i nemici con la stella. Io avevo questa preoccupazione, tra virgolette, l'altra volta. Abbiamo Leuco, che è questa specie di medusa, e ronfa di mare. Ok, attacchiamo allora la ronfa di mare. Ah, posso fare più attacchi quindi anche con il lancio del Mario. Va bene. Wow. Ah sì, queste sono quelle che fanno la danza. Ah, ma fanno recuperare anche gli alleati. Bene. Ci picchia. Ah no, solo due. Perché ho preso il tempismo esatto. Oh, non me l'ha fatto? Pensavo di aver premuto in tempo. Ancora? Wow. Che mi succede? Sì, solo due, solo due. Va bene. Mi sta comunque bene. Ottimo. Mario c'ha la coccia dura però, Ma perché non prendo il tempismo? Ehi! Ragazzi, giuro che ci sto provando sul serio. Cioè, non sbaglio mai così tante volte di fila. Bowser subito ha preso il tempismo del lancio del Mario. Hanno dato non pochi punti esperienza. Ah, se mi fossi tenuto la stella. E Bowser nuovo livello. Va bene. Ma secondo me sarebbe meglio aumentargli i punti di forza piuttosto che aumentare quelli deboli. Però se mi uso attacchi magici, sonnolina, manda a nanna uno più nemici, grande Peach. E lei anche è un tipo magico, però aumento attacco e difesa anche stavolta. Allora, questi cosi non danno pochi punti esperienza, però... Ah, ma qua ci sono un sacco di casse, ehi. Aspetta, quindi noi da qua siamo venuti... Ah, di là, ok, e questo che fa? Un fungo. Ok, proseguiamo per di qua. Acqua. Allora, ho fatto male, mi sa, a buttarmi in acqua senza prima controllare bene i dintorni. L'unico modo che ho per andare avanti, mi sa, è proprio andare sul fondo. Ah, ok. Quindi, infatti, il nonnetto mi ha detto si entra andando sul fondo. Ed effettivamente è quello che ho dovuto fare. Ah, ma c'è tutto quanto collegato. Fungo Maxi, ok, carino. Sarà un fungo che ti refulla la vita al massimo, come dice il nome. Qua c'è altro?
No, non mi sembra. Abbiamo dei nemici qui. Ok. I calamari vorrei affrontarli, se è possibile. Ok, scendo allora, vengo io, Guarda, vengo io, ti affronto io. Oh, vediamo un po' sti calamari come si affrontano. Ah, uguale agli altri, certo. Beh, perché dovrebbe darti un debuff in acqua? Sarebbe inutile. No, se ne vanno. Oh, cavoli. Fa l'attacco sorpresa, Com'è che si chiamano? Calamaki? Ah, Gino sale di... Non me ne ero accorto che Gino è salito di livello. Disco Gino. Attacca un nemico. Premi A prima del contatto per sparare un colpo critico. Bello. Questo sicuramente influisce sull'attacco, immagino, no? L'attacco non è attacco speciale, ma un attacco vero e proprio. Mi chiedo se possiamo stare quanto tempo vogliamo sott'acqua, in modo da scoprire magari qualche segreto strano. Perché in genere gli sviluppatori amano mettere segreti in punti che un giocatore non va a controllare perché vuole andare avanti. Anche perché di più non mi fa andare. No. No, no, proprio c'è un muro invisibile. Jay, forte. Allora, vediamo un po'. C'è una pagina di diario di bordo. Leggiamola, certo. Siamo spacciati. Un calamaro gigante ci ha intrappolati con i suoi tentacoli. La nave sta affondando rapidamente. Ho due strade. Andiamo di qua, prima a sinistra. Oh, cos'è quello? Calmati. Rientra, rientra. Leggiamo un'altra pagina del diario. La stanza del tesoro è chiusa e serve una parola chiave per aprire la porta. Dovrai trovare la parola chiave basandoti su 6 indizi. Wow, addirittura. Volevo affrontarlo, effettivamente. Oh, Lapidio. Ah, Lanternio mi pare che l'abbiamo già visto. Lapidio, no, però. È nuovo? Terrore a questi non credo serva a molto. Mario, vai. Fagli male, Mario. Vai, Peach che pia schiaffi i fantasmi. E Mario a martellate. Ok, let's go. Tanfo. Ci appesta la casa? Ah, questi qui quando sbaglio sempre il tempismo. Oh, è una cosa che mi dà ai nervi perché so che devo aspettare quando fa quell'attacco lì. Che è il terzo che mi colpisce, quello da cui devo difendermi. Niente, non ce la faccio. È più forte di me. Acqua pura! L'acqua pura sconfigge i fantasmi! Wow! Che era quello? Sì, l'acqua pura sconfigge i fantasmi! Sì. L'avevo letto, l'effetto dell'acqua pura, però quando ero già uscito dalla zona dei fantasmi, che poi non era proprio una zona dei fantasmi, ma era quando siamo andati nelle fogne, se non erro. Però contro quello lì funzionava. Acqua pura, hai capito? E andiamo per di qua. Non danno pochi punti esperienza, ma... Oddio, gli Schelecupa come li sconfiggiamo? Tartosso, sì, vabbè. Schelecupa, perché io se non parlo dei nomi inglesi non sono contento. A meno che ci vuole dell'acqua pura, vero? Ci vuole dell'acqua pura. Allora, non ne affronterò Tartosso. Però voglio provare a fare una cosa invece. Userò la chiaroveggenza di Mellow per vedere se effettivamente possono essere sconfitti se hanno dei punti salute. Leggiamo un'altra pagina del diario. Quello lì mi sta alle costole, ma niente. 6 indizi che provengono da persone diverse. Risolvere il mistero potrebbe essere difficile. Forse impossibile. Boh, se questo qui mi lascia in pace. Chi è che sarà di livello? Peach! Oh, ma sto a fare un sacco di livelli qui, ma com'è possibile? Vai, ancora attacco e difesa. Wow! Chiaroveggenza, vediamo un po' se funziona. Ok. Zero punti salute. È inutile affrontarli questi. Solo con l'acqua pura posso sconfiggerli nel caso. E non è... caso di sprecarla. Ah, ok, grande. Allora, sti topi non ho proprio voglia di affrontarli. Ecco, appunto. Allora, vediamo un po' qui questo.
Moneta, ok, più monete servono. Ma andiamo avanti. Ah, sti cosi qui. Oddio, questi sono a guardia di qualcosa, effettivamente. Sei porte? Ah, già. Allora, qui ci sono gli indizi, a quanto pare. Perfetto, entriamo nella prima porta. Devo far cascare quella palla di cannone? Ah, perché il Koopa mi insegue, certo, non ci avevo fatto caso. Un po' sì, cioè stavo pensando, ma che mi insegue? E poi ho visto che effettivamente la parola chiave contiene una L. Ah, va bene. Largo ai giovani, quello che i vecchi odiano di più. E sale di livello Mario! Grande! Impara niente? No, non impara nulla, ma andiamo con attacco magico e difesa magica, vai. Perfetto, entriamo qui e vediamo un po'. Ah, oh. Ah. Yeah. Ah, certo. Eh beh. Ah, sbagliato. Forse. Ok, va bene, si può riprovare magari. Grande. Nota lasciata da Indigo. Si trova sul fondo del mare. Ah. Tutto qui. Di qua che c'è? Prima di continuare. Non so. Continuiamo un po' qui. Poi dopo magari ci penso al da farsi. E sale di livello Mello. Ragazzi, sto facendo livelli a tutto spiano. Qui si livella che è una bellezza unica. Vai, attacco e difesa. Sto posto è bellissimo per livellare. Oh cielo, labirinto 3D. Da Ravensburger. Oh, sto saltando a caso e sto arrivando in posti. Oh, ce l'ho fatta saltando a caso. Ce l'ho fatta. Ah, oh, no, calmati. Dove sto ora? Ok, si salta. Si sale. Penso di essere arrivato, eccomi. Mazunna ragazzi. Ma che è? Nota lasciata dalla seconda squadra di esplorazione. A2E. Ora. Questo qui non è un nemico. Ehi, che bello vederti. Ah, posso comprare? Ma sempre lo stesso, Anche se non riesci a cogliere tutti e sei gli indizi, puoi provare a indovinare lo stesso. Buona fortuna. Ha due E e una L. No, un po' di funghi magari. No, ce n'è un 9 a posto. Andiamo avanti. Entriamo nella quarta porta. Monete volanti, devo seguirle. Ah, certo, sono scemo. Sono un emerito idiota. Non so se sono farmabili queste monete. Ecco, ora sì, me ne dà tante. No, te lasciate dal gruppo di ricerca Onyx. È una cosa molto preziosa. Onyx da non confondere con il Pokémon che ha il nome scritto con la I. Potevo non affrontarli per tutto questo tempo? Io l'ho sempre affrontati. E sale di livello Bowser. Ragazzi, sta andando alla grande. Gas velenoso. Quindi immagino attacco magico e difesa magica, giusto? Oh cavoli, che cosa? Ah, io devo colpire il col cannone, con la palla di cannone che parte, devo colpire poi il box sopra.
Tutti in fila però. Buono. Bellino come puzzle. Nota lasciata dalla quarta squadra di esplorazione. Più che una cosa, sono più cose. Ha due E e c'è una L nel nome. Ok. Entriamo nell'ultima e sesta porta. Ah, qui si salva, amici miei. Però prima di concludere. Oh. Ma volendo posso già andare avanti? Hai trovato la parola chiave bene, inseriscila qui, ma veramente. Ha due E nel nome. C'è una L, sono più cose. Non lo so come si risolve questo indovinello, ma ci ragionerò un po'. Ad ogni modo, il video termina qui. Nel prossimo andrò ad affrontare l'eventuale boss che si nasconde all'interno di questa nave e recuperare quindi il quinto frammento di stella. Io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!